Chiara Lubich, nell'estate 80, era in Svizzera per un periodo di riposo. Un giorno, a casa sua, nel momento della condivisione di una scatola di alfajores della cittadella di O'Higgins, in Argentina, Helmut, corresponsabile dei focolari svizzera, dice quasi senza volerlo: «Se volessimo, potremmo avere una Mariupoli anche in Svizzera», suscitando un grande interesse nei presenti. Il giorno successivo, Eli Folonari ha telefonato a Helmut. Chiara ha saputo che c'è la possibilità di avere un istituto. Andate a vederlo e fate tante foto. Era proprio l'anno in cui Chiara desiderava trovare un luogo dove spostare il secondo anno della scuola di formazione per focolarini e focolarine, allora all'Oppiano, in Italia. Il primo settembre 1980, Chiara stessa va a Monté. Lì decide di chiamarla Mariupoli Foco, affidandola a Gino Giordani, che dal cielo la può proteggere, poiché sulla terra impersonava per noi l'ecumenismo. L'avventura prende il via. Tutti i membri dei focolari dell'intera Svizzera, con generosità, contribuiscono alla raccolta dei fondi necessari all'acquisto della struttura. E arrivano a Monté i primi coraggiosi abitanti. Il 25 febbraio 1981, da Monaco arriva una focolarina, Heidi Harreger. Il centro era ancora tutto occupato dai padri e dalle suore salvatoriane, e nella parte nuova, costruita negli anni 60, erano accolte una trentina di persone, famiglie con bambini, rifugiati del Vietnam. Mi sono inserita nell'allegatoria dei padri salvatoriani per rilevarne l'attività. Intanto, Maria Brusadelli si occupava della trasformazione degli edifici insieme ad un'equipe di persone che aiutavano volontariamente. Carlo Reggi, italiano, abitava all'Oppiano quando Chiara Lubich gli ha chiesto se insieme ad altri focolarini poteva trasferirsi in Svizzera per collaborare alla costruzione della nascente Mariupoli Foco. Era il 15 marzo 1981. Esisteva una falegnameria. Dovevo adattarla per dare lavoro ai giovani e produrre oggetti di artigianato. Occorreva anche trasformare gli alloggi in appartamenti che potessero accogliere gli studenti. Eravamo 3 muratori, 3 elettricisti e 3 falegnami. E potevamo fare noi tanti lavori.